Il tema politico è sicuramente quello della ricattabilità del Premier. Quanto alla Vitola, è un personaggio ambiguo e tutti noi lo sappiamo, è stato tra l'altro al centro anche della famosa vicenda della casa di Monte Carlo che ha riguardato Gianfranco Fini e Futuro e Libertà, e quando fu l'intermediatore di informazioni e di pressioni sul governo di Santa Lucia, dove sbarcò tra l'altro con un aereo privato e anche lì con mezzi economici assolutamente inspiegabili alla luce del suo ruolo e delle sue attività. Questi aspetti li dovrà ovviamente chiarire la magistratura. La Vitola e il Presidente del Consiglio si sentivano spesso al telefono. In una di queste conversazioni registrate dagli inquirenti, viene fuori un commento secco da parte di Berlusconi riguardo l'Italia, che definisce un paese di merda e dal quale vuole andar via. Ma sono termini che chiunque ricopra un qualsiasi tipo di responsabilità istituzionale, pubblica, ma persino, non so, un insegnante di scuola dovrebbe evitare di utilizzare in qualsiasi circostanza e qualunque sia, il suo stato di irritazione, di ira o di depressione.